giornale Cronaca truffa i danni dell'ASL TO4, una ginecologa denunciata. Banchette, la regione salva il CIC e la prefettura lo precetta. Ivrea doppio compleanno per tecnologicamente e poi per lo sport la Vischese finisce in 9 ma rimonta il Salassa. Gentili telespettatori, ben ritrovati dagli studi del telegiornale di Rete Canavese. La Guardia di Finanza ha denunciato una ginecologa del Canavese che esercitava la propria professione fuori dai giorni e dagli orari previsti dal contratto con la ASL di appartenenza, percependo indebitamente per anni le indennità riconosciute e previste per l'attività professionale in regime di intramoenia. L'indagine, condotta dai finanzieri della compagnia di Ivrea e coordinata dal dottor Alessandro Gallo della Procura della Repubblica Eporediese, ha permesso di appurare che la ginecologa, dipendente appunto della ASL TO4 in servizio presso un ospedale del Canavese, era autorizzata soltanto per 2 giorni a settimana e in determinate fasce orarie ad esercitare la propria attività presso il suo studio privato di Ivrea. Da indagini ulteriori è emerso invece un secondo studio di sua proprietà a Quornier, non previsto dai vincoli contrattuali in regime di intramoenia, ove la stessa effettuava le visite mediche intascando da diversi pazienti la quota da versare all'azienda sanitaria locale, causando un ingente danno economico al servizio sanitario. I finanzieri, a conclusione delle indagini, hanno denunciato il medico alla Procura della Repubblica di Ivrea per i reati di peculato continuato, truffa aggravata e continuata. Il danno causato al sistema sanitario nazionale è stato calcolato in circa 100.000 euro. Pertanto la posizione della professionista è stata segnalata anche alla Corte dei Conti per eventuali profili di responsabilità contabile e amministrativa in termini di danno erariale. Una bimba di 7 anni è stata investita questa mattina a Mazzè mentre si recava a scuola. Sul posto un'equipe medica del 118, la piccola ha riportato traumi a entrambi gli arti inferiori, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. I lavoratori del CIC di Banchette, il consorzio per l'informatizzazione del Canavese, hanno incrociato le braccia giovedì scorso nel pomeriggio e da allora non hanno più erogato i propri servizi. Ma sembra che la loro protesta non tocchi gli enti che ne usufruiscono, che non si sono nemmeno fatti vivi per i primi giorni. Allora i lavoratori hanno convocato i giornalisti per avere voce, per spiegare la loro situazione a poco più di una settimana dal fallimento. In serata poi è arrivata la notizia positiva che tutti attendevano. La Giunta regionale ha approvato la delibera che impegna il CSI Piemonte ad affidare al CIC le attività necessarie al completamento della procedura di asta pubblica, provvedendo alla copertura finanziaria fino a 8 milioni e mezzo l'anno per il 2016 e il 2017. Sempre nel pomeriggio di ieri è arrivata anche la comunicazione della prefettura che, anticipando l'incontro di giovedì, precetta i lavoratori da oggi, tutti quindi dietro le scrivanie a lavorare. Siamo i 118 lavoratori del CIC, Consorzio per l'informatizzazione del Canavese, costituito da enti pubblici con lo scopo di sviluppare i servizi informatici. 2 anni fa abbiamo rinunciato a parte dello stipendio per coprire parzialmente il debito societario causato dal comportamento spregiudicato di alcune amministrazioni pubbliche. Attualmente il debito ammonta a quasi 3 milioni di euro. In questo momento il Consorzio ha in corso una procedura di liquidazione che porterebbe come esito finale al licenziamento di tutti i 118 lavoratori. Negli ultimi 3 anni si sono susseguiti tentativi di salvataggio, culminati con un bando pubblico per la cessione di tutte le quote del CIC ad una società privata, che avrebbe garantito la continuità lavorativa a tutti i dipendenti. La condizione principale per portare a termine tale acquisizione era la garanzia della proroga di 3 anni delle attuali commesse da parte dei soci principali. A questo scopo tutti i soci hanno sottoscritto una convenzione con cui si impegnavano in tal senso.
Questo li avrebbe, tra l'altro, sgravati del debito che altrimenti avrebbero dovuto ripianare. A 2 settimane dal termine della procedura di liquidazione del consorzio, i soci sono riuniti davanti a un notaio per confermare il passaggio delle quote. Soltanto in quel momento il principale socio del consorzio, CSI Piemonte, non ha confermato il proprio impegno a prorogare le commesse, che da sole coprono circa il 65% del fatturato del CIC. Questo ha fatto sì che, se la situazione non si sblocca entro 2 settimane, il giudice fallimentare darà il via alla procedura di fallimento. I lavoratori del CIC, privati di qualsiasi prospettiva e nuovamente in balia di scelte politiche che nulla hanno a che fare con l'effettivo lavoro svolto dal consorzio, hanno dichiarato l'assemblea permanente interrompendo ogni attività, tra cui assistenza hardware e software del Comune di Torino e della Regione, ASL del territorio piemontese, Comune di Ivrea, numero verde della Regione Piemonte, inoltre assistenza ai cittadini e professionisti per i servizi informatici della Regione Piemonte. Quindi niente, vi abbiamo chiesto questo incontro da parte di tutti noi lavoratori per manifestare contro in questo caso il CSI Piemonte, non contro i soci che ci sono sotto, perché a noi questa cosa non interessa, perché comunque in realtà chi si è preso l'impegno è il CSI Piemonte con gli altri soci, e ad oggi questo socio che ci porta commesse per il 65% momento non le vuole confermare. La nota stampa del CSI Piemonte dice: allora, dichiarazione del presidente del CSI Piemonte Riccardo Rossotto in merito al consorzio. Comprendo lo stato d'animo dei dipendenti del CIC in un momento estremamente delicato per la continuità aziendale del consorzio. Posso garantire il massimo impegno sia del CSI Piemonte sia di tutti gli enti coinvolti nell'operazione di salvataggio a ricercare nel più breve tempo possibile una soluzione che, pur nella complessità giuridica amministrativa, possa permettere una soluzione positiva per il futuro del consorzio CIC. La parte finale è la chicca: stiamo lavorando tutti col massimo impegno per raggiungere tale obiettivo. Auspico la massima collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi i lavoratori. Cioè, a noi sembra più che altro una presa in giro. E questa è l'unica comunicazione avuta dal CSI Piemonte, quindi il socio che al momento sta bloccando il tutto e sta cercando di fare andare a casa 118 persone. Che negli anni hanno fatto di tutto e di più per poter mandare avanti questa azienda, e come ha detto prima la mia collega, anche dando soldi per salvare l'azienda alla fin fine, anche se non sono serviti a nulla. Però noi il nostro sforzo l'abbiamo fatto, ma sembra che da altre parti gli sforzi non vengano recepiti e comunque non vengono considerati. Quindi noi adesso siamo fermi da giovedì e stiamo creando un bel disagio, perché comunque tutte le utenze che chiamano sono in coda telefonica, e quindi è molto pesante la cosa, specialmente per le assistenze sull'ASL. Giustamente magari si cerca di erogare qualche minimo servizio per non lasciare, mettiamo caso, i cittadini in disagio, tipo sportelli, CUP e quant'altro. Si è fatto vivo qualcuno in questi giorni in cui voi avete interrotto il servizio? No, ad oggi non è arrivato nessuna comunicazione. Abbiamo solo ricevuto la lettera del presidente del CSI venerdì. In più, ci ha risposto anche a Vetta. Del vostro servizio possono farne a meno, è così? Ma in realtà no, però non vorrei mai che ci fossero dei giochi sotto per fare pressioni su un ente anziché un altro, dicendo questi sono fermati, se voi non mi fermate la commessa. In realtà no, noi siamo molto importanti, anche perché in tempi brevi è impossibile creare un sistema di backup per l'utenza, quindi è impossibile, cioè che nessuna struttura... O è una cosa già stata fatta prima e quindi è un gioco che è già stato fatto tempo fa e pian piano ci hanno portato solo adesso evidenza, casualmente proprio al limite di tempi, perché manca 10 giorni, neanche 15 giorni per poi andare in tribunale per dichiarare fallimento. Quindi e giovedì, la cosa non è giovedì siete dal prefetto? Sì, siamo stati convocati, sì, esatto, per noi sindacati e l'azienda per parlare dei servizi essenziali. Anche questo non è molto rassicurante, anche perché qualcosa di importante penso mi avresti convocato anche prima. Invece aspettare a giovedì, da giovedì a giovedì sono una settimana, quindi una settimana
teoricamente senza i servizi essenziali, anche se voi poi un minimo li garantite. Sì, ma proprio il minimo, cioè più che altro lato ASL, lato CSI è tutto fermo. Quello purtroppo è brutto dirlo, però cioè, anche noi, cioè, ce ne va del nostro lavoro e tutto, quindi... Ma in realtà adesso vedremo, aspettiamo conferme, qualcosa. Io so che mercoledì ci dovrebbe essere il CDA del CSI, però anche lì mercoledì, quindi vuol dire andare avanti ancora. Speriamo che qualcosa in giornata possa arrivare, qualche comunicazione. Noi speriamo di avere delle comunicazioni per poter ritornare in nuovo al lavoro, non siamo dei fagnani per dire ah beh con la scusa. Cioè, quindi venne bloccato tutto, vuol dire che un motivo c'è ed è importante. E dopo i quattro cuccioli di circa 3 mesi abbandonati lo scorso weekend in uno scatolone nella piazza proprio dietro alla Federal Mogul di Cornier, salvati grazie ad un passante che si è accorto dei piccoli, un altro episodio di crudeltà nei confronti degli animali a Cornier. Ieri mattina un gattino è stato lanciato dal ponte sul torrente Orco. Una signora che passava, per fortuna, ha visto la scena, ha subito allertato gli agenti di polizia municipale e anche i vigili del fuoco volontari di Cornier, che sono immediatamente intervenuti, vedete, salvando il micino. Il piccolo sta bene, addirittura ha già trovato adozione. Inoltre sarebbe stato identificato l'autore del gesto. Grazie davvero alla signora che non si è voltata dall'altra parte e grazie come sempre ai vigili del fuoco, sempre pronti a spendersi per salvare una vita. Scontro tra due auto ieri sera poco dopo le 22 sulla Ozegna Castellamonte allo svincolo per la Pedemontana, una Renault Scenic con a bordo 3 uomini di 43, 46 e 21 anni, tutti di Castellamonte, diretta da Rivarolo verso Castellamonte, si è scontrata con un'altra auto, una Citroen C2, in arrivo da Castellamonte, condotta da un 30enne originario dello Sri Lanka, ma residente a Castellamonte, che stava imboccando lo svincolo verso Ivrea. La Scenic si è spostata per cercare inutilmente di evitare l'altra auto e si è ribaltata. Fortunatamente nessuno degli occupanti delle due vetture è rimasto ferito. Illesi anche gli occupanti dei due mezzi che si sono scontrati sulla provinciale 73 tra Borgo Franco e Chiaverano. Per cause in via di accertamento, l'autista del Ducato ha perso il controllo del mezzo che ha colpito l'altro furgone a bordo del quale viaggiava un artigiano diretto a Sandigliano. Mario Ginatta, figlio di un noto imprenditore dell'indotto auto, è stato denunciato per detenzione di animali esotici. All'interno del giardino della sua lussuosa villa, situata all'interno del parco La Mandria, i forestali e i carabinieri hanno scoperto, pensate, che l'uomo teneva 2 puma, 2 grossi felini accuditi come gatti qualunque che sono stati sedati e trasferiti nell'oasi protetta di San Sebastiano Po. Visitati dai veterinari, i 2 animali non presentavano alcun segno di sofferenza. Non è bastato però questo a evitare una denuncia e il sequestro dei 2 animali. Doppio appuntamento ad Ivrea di marca olivettiana con i 10 anni del laboratorio Museo Tecnologicamente e i 50 anni del programma 101, il primo personal computer della storia. 10 anni di Tecnologicamente, 50 anni di quello che è il primo computer, con una serie di incontri, con una serie di appuntamenti, perché questa è una data storica, sono 2 date storiche. Sì, sono il nostro compleanno, quindi sono 10 anni per il Museo Tecnologicamente, sono 50 anni dalla nascita, dalla presentazione al mondo del programma 101. Abbiamo deciso di festeggiare questi 2 anniversari contemporaneamente con una lunga serie di eventi, di convegni, di iniziative, di mostre che si terranno non solo qui al Museo Tecnologicamente ma anche nella città. Infatti inizieremo con il 23 di ottobre alle ore 21 al Teatro Giacosa di Ivrea con una rappresentazione teatrale dedicata proprio al personal computer, quindi alla programma 101. Il giorno successivo, il 24 alle ore 17, inaugureremo qui la mostra che non partirà da qui ma andrà poi a inserirsi in tutte le vetrine dei negozi del centro storico di Ivrea e concluderemo il 27 di novembre invece con uno spettacolo teatrale delle voci del tempo dedicato questa volta a Natale Capellaro e al viaggio che
l'Italia ha fatto attraverso l'innovazione che l'Olivetti ha poi lasciato su questo territorio. Questo è un museo vivo, non è un museo che conserva e basta. Qui si fa attività, qui c'è un laboratorio dove tornano in vita anche molti dei prodotti Olivetti. Sì, questo è un laboratorio museo, è principalmente un laboratorio perché non solo ritornano in vita i prodotti Olivetti, ma soprattutto noi ospitiamo ogni giorno quotidianamente i bambini delle scuole primarie, delle scuole secondarie e delle scuole superiori. Abbiamo 22 attività didattiche, proprio perché il nostro scopo non è quello solo di conservare una memoria, ma soprattutto quello di trasmettere alle nuove generazioni quello che è stato il genio che c'è stato su questo territorio, quello che ha permesso a questo territorio di scrivere un pezzo della storia italiana e perché no potrebbe anche ritornare a farlo. Qui vediamo tanta tecnologia, prima meccanica e poi elettronica, ma anche tanta cultura del modo di lavorare. Sì, c'è tanta cultura del modo di lavorare, infatti tutta la nostra esposizione è proprio anche per renderla più fruibile ai non addetti ai lavori e quindi anche ai bambini, è raccontata attraverso la storia di personaggi, attraverso aneddoti e quindi attraverso questa semplicità, questo genio molto che arrivava dal basso, insomma, no? che andava poi a costruire quello che poi è stato sono stati i fiori all'occhiello di un'azienda, di un nostro territorio. Ecco. E domani dedicheremo il nostro approfondimento proprio al programma 101, il primo personal computer da tavolo programmabile. E anche oggi il Piemonte continua ad essere fiore all'occhiello in ambito tecnologico. Infatti soltanto ieri è stato inaugurato il nuovo laboratorio nato dalla collaborazione tra Politecnico di Torino e Prima Industria, un polo di ricerca avveniristico per quello che riguarda la produzione di laser industriali e nel settore della stampa 3D. Noi facciamo macchine laser per taglio o saldatura di metalli, no? E quindi questi laser sono dei componenti delle nostre macchine. In più sono utilizzati in un nuovo settore in cui noi oggi annunciamo che abbiamo iniziato a lavorare, che è quello del cosiddetto 3D printing o additive manufacturing, in cui cioè invece di generare dei pezzi scavandoli, diciamo, dal metallo, si fa il contrario, cioè si prendono delle polveri, si sinterizzano queste polveri generando dei pezzi e la sinterizzazione è realizzata tramite un fascio laser. Quindi questo è un settore molto promettente di sviluppo industriale. Noi siamo capofila di un progetto europeo su Horizon 2020 in collaborazione sempre con il Politecnico, che vale circa 8 milioni nei prossimi 3 anni su questo punto. L'accordo consiste nel fatto che il Politecnico ha ricevuto in donazione da una società delle apparecchiature molto sofisticate per fare diodi che a suo tempo venivano realizzati per il settore delle telecomunicazioni. Noi abbiamo assunto le persone in uscita dalla società che c'era qui, le persone chiave, sono una dozzina di persone tra cui molti PhD, facciamo qui lo sviluppo dei diodi laser di pompaggio per i nostri laser industriali. Quindi è un settore di alta tecnologia che fa fare, diciamo, alla nostra azienda e anche secondo me a questa città un salto tecnologico importante. Si tratta di un accordo di partnership importante che arriva da lontano, da più di 5 anni. Noi con Prima Industria abbiamo una partnership a 360 gradi che comporta ricerca insieme, trasferimento tecnologico. Noi lo chiamiamo non soltanto trasferimento tecnologico, diciamo che condivisione della conoscenza, diciamo che knowledge sharing, partecipazione con congiunta a progetti a livello regionale, nazionale, europeo e anche formazione congiunta dei nostri giovani dottorandi e dei nostri giovani ricercatori. La cosa bella è che ci sono dei laboratori, delle comuni infrastrutture di ricerca in cui i nostri dottorandi, i nostri ricercatori, i ricercatori di Prima Industria lavorano insieme. Ecco, qui c'è qualcosa in più.
c'è qualcosa in più sia dal punto di vista tecnologico. Questa partnership riguarda due grandi temi tecnologici. Uno è quello delle tecnologie additive. Le tecnologie additive, che vogliono dire manifattura più information technology, rappresentano alcune di quelle che vengono oggi dette le disruptive technologies, cioè quelle che avranno un maggior impatto sia economico che sociale. E poi l'utilizzo dei laser a semiconduttori per le applicazioni nell'ambito manufacturing. Ecco, questo accordo di partnership, che si arricchisce di contenuti tecnologici, è importante perché coinvolge il territorio. Gli accordi di partnership delle università devono sempre prestare molta attenzione alla realtà del territorio, e qui coinvolge il territorio perché non soltanto noi collaboriamo con Prima Industria, ma insieme siamo anche riusciti a recuperare, a mantenere sul territorio delle professionalità, delle grandi professionalità che sono quelle che c'erano in Avago, mantenendo qui il capitale umano e sapendolo valorizzare. Allora, ecco che quando si dice che università, aziende devono lavorare insieme per la competitività del territorio, ecco, si dice esattamente questo. Giovedì alle 11.30 presso l'Istituto Superiore 25 Aprile di Cuorgnè sarà inaugurata e intitolata ad Angelo e Giampiero Paviolo la nuova biblioteca della scuola. Alla cerimonia interverrà anche Massimo Gramellini, vice direttore del quotidiano La Stampa, per ricordare il collega Giampiero. Sabato mattina nel Parco Naturale del Lago di Candia si svolgerà l'edizione autunnale 2015 di Puliamo il Lago, coordinata dalla Città Metropolitana di Torino, ente gestore dell'area protetta, attraverso l'associazione Vivere i Parchi, che curerà la parte organizzativa e operativa con la collaborazione dei comuni di Candia, Vische e Mazzè. All'iniziativa daranno il loro contributo, come ogni anno, anche le guardie ecologiche volontarie e il servizio aree protette della città metropolitana. La sesta edizione di Puliamo il Lago prevede il ritrovo dei partecipanti alle 8.30 del mattino nell'area attrezzata comunale di Candia in zona Lido. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio con la seconda categoria, girone D, nella quale la Vischese finisce la partita in 9 contro 11, ma rimonta il Salassa e porta a casa i 3 punti. Armando Ghiglione, presidente della Vischese. Allora, oggi una vittoria davvero sofferta, 2-1 alla fine. Come sempre siete andati sotto, poi avete recuperato, avete addirittura chiuso in 9 contro 11, ma è arrivata un'altra vittoria importante. Sì, perlomeno dal punto di vista del risultato abbiamo portato a casa i 3 punti. Come dicevi giustamente, è stata una bella battaglia oggi, partita probabilmente innervosita da qualche personaggio che non giocava, però ci sta. Su questi campi è normale che possano arrivare arbitri che fanno quello che sanno, fanno quello che possono. Ecco. Spiace solo che può danneggiare entrambe le squadre. In effetti mi sembra che alla fine della gara entrambe erano scontente di quello che si è visto in campo. Ecco. Per il resto, per quanto riguarda la vostra prestazione, sembra sempre che ci sia qualche difficoltà dal punto di vista dell'approccio, nel senso che prima di svegliarvi dovete subire un gol, dovete concedere qualcosa all'avversario. È assolutamente vero questo, è una costante. Spero che i ragazzi insieme ai tecnici lavorino su questo aspetto, perché ogni volta per reagire dobbiamo subire una rete. Mi sembra un po' pericoloso sul proseguo, nel senso che spero che avvenga sempre, ma se non prendiamo il gol subito preferirei, ecco. Quindi, ha comunque detto che la classifica è buona, siete lì davanti. Da presidente, ti aspettavi un inizio così della tua squadra? Guarda, sapevamo di avere un buon gruppo di ragazzi, non posso che essere soddisfatto dei risultati che arrivano, e vedremo, affrontiamo settimana per settimana quello che riusciamo a fare. Ecco. Alex Laudario, allenatore del Salassa. Allora, oggi è stata veramente una battaglia questa partita, l'avete persa dopo essere andati in vantaggio,
che cos'è che vi ha impedito di mantenere il vantaggio, visto che avete anche chiuso in superiorità numerica? Secondo me abbiamo perso la concentrazione sulle palle che non hanno fatto i gol e questo è stato determinante alla fine del risultato. Il campo, loro sono una buona squadra, non avevano mai perso, lo sapevamo. Noi avevamo qualche defezione, ma non è una scusante. Il fatto che ogni minimo errore che facciamo adesso lo paghiamo e quindi sono i cali di concentrazione che secondo me stanno facendo la differenza adesso. Questo inizio di stagione della tua squadra ti soddisfa? Ti aspettavi di più in termini di punti in classifica? Sì, sicuramente mi aspettavo di più. Adesso posso dire che le sconfitte con Val Chiusella e questa qua di oggi sono di misura, quindi 2-1 su partite giocate sul filo del rasoio, quindi ci possono anche stare perché loro sono delle buone squadre. Il fatto, magari posso recriminare un po' a Castellamonte, che è una squadra che potevamo magari fare qualcosa in più, e per il resto le vittorie che abbiamo fatto, il pareggio di Gran Combin, credo siano dei buoni risultati. Adesso che cosa servirà? Su cosa dovete migliorare di più per raggiungere il livello che tu ti aspetti? Allora, per raggiungere il livello che io mi aspetto, sicuramente non dobbiamo mai perdere la concentrazione, perché in questo momento non ce lo possiamo permettere. Altra cosa, forse, che oggi un po' di più si è vista sulla cattiveria, quando ci sono battaglie da fare. Oggi, come hai detto te, è stata proprio una battaglia e penso che comunque non abbiamo demeritato, almeno sotto quel punto di vista lì. Poi i gol parlano chiaro, sono state due distrazioni. E niente, lavoreremo su questo e cercheremo di tirar fuori il massimo dai ragazzi che abbiamo. Vediamo come va. Ed ora la sigla e il TG Lis. Buon proseguimento di giornata a tutti. Nuovo piano ittico regionale. Documenti approvati. Incontro commissioni legalità. In apertura della seduta del 29 settembre il Consiglio ha commemorato Marta Minervini, consigliera della quarta e della sesta legislatura, già componente dell'ufficio di presidenza. L'Assemblea ha poi approvato la delibera che adotta il nuovo piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e dell'esercizio della pesca. Nel pomeriggio sono stati discussi e votati numerosi atti di indirizzo. In copertina. Il 29 settembre il Consiglio ha adottato il nuovo piano ittico regionale. Il documento vuole garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna autoctona, tutelare e, ove necessario, ripristinare gli ecosistemi acquatici. Inoltre contempla la gestione delle zone di protezione, le turistiche, quelle per attività agonistiche e promozionali e quelle con regolamentazione particolare. L'Assemblea regionale il 29 settembre ha discusso 13 mozioni e ordini del giorno, 7 i documenti approvati, 2 riguardano le agevolazioni per determinate categorie di utenti dei mezzi pubblici, tra cui studenti e disoccupati, 4 sul recupero e la valorizzazione del castello di Racconigi, 1 sulla necessità di disciplinare la pratica delle lischi sul territorio regionale. Lavorare su obiettivi comuni, scambiarsi le informazioni, condividere i dati raccolti e utilizzare metodi simili. È il risultato della riunione congiunta delle commissioni legalità del Consiglio regionale e del Comune di Torino, che si sono incontrate a Palazzo Lascaris per individuare un percorso comune.